Bruno Murzi ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco di Forte dei Marmi per le elezioni del 2017. Decoro, sicurezza e turismo, le parole d'ordine del medico, già assessore nella prima giunta Buratti, che nella sala del mutuo soccorso ha presentato il progetto Noi del Forte. Da lì nascerà la lista civica e un programma già ben delineato in 10 punti. Il logo c'è già, ma sarà svelato soltanto quando saranno pronte le liste e le eventuali alleanze. Abbiamo parlato della sicurezza, del decoro e del turismo e ci saranno adesso tutta un'altra serie di riunioni che riguarderanno l'ambiente, la cultura, il sociale. Quindi siamo partiti parlando di alcuni argomenti, ma non di tutti. Altri importantissimi, come appunto l'ambiente, il sociale e la cultura stessa, li tratteremo in serate che prevederanno solo monotematiche, diciamo così. Sul fronte sicurezza, Murzi propone di installare decine di telecamere sul territorio, senza escludere il potenziamento della polizia municipale. Indubbiamente il patto di stabilità tiene un po' contenute le assunzioni nuove, però per esempio facendo esperienza sul progetto Cervia, in cui 31 vigili estivi sono stati assunti anche con il contributo sostanziale, devo dire, dell'associazione dei concessionari di bagno locali. Quindi le vie ci sono per aumentare il numero del personale della polizia municipale. Affollatissima la sala, con personalità di varie estrazioni politiche, di area moderata. Tra questi Fabio Giannotti, consigliere comunale, ex Forza Italia, che si appresta ad uscire dal gruppo consiliare Centrodestra Unito per Popper per costituire il gruppo Noi del Forte a sostegno di Murzi. Questa decisione è per trasparenza verso i cittadini, per scelte politiche diverse e con una frattura insanabile che vedeva me voler continuare a fare opposizione a questa amministrazione e il consigliere Popper invece portare questa amministrazione e quello che sarà la prosecuzione di questa amministrazione con l'attuale vice sindaco Molina.